Elisa Toffoli di nuovo in TV. Il ritorno ad Amici 17 per il prossimo appuntamento di Amici 2018. Maria De Filippi ha deciso di fare le cose in grande, riportando all'interno del talent show uno dei direttori artistici più amati di sempre. Ovviamente, stiamo parlando di Elisa Toffoli, famosa interprete di Luce, che per ben 3 anni ha preso parte al programma ideato e condotto dalla regina di Canale 5. A riportare la notizia ci ha pensato Blogo, rivelando ai suoi lettori che la cantante si esibirà insieme ai concorrenti di Amici 2018. Elisa Toffoli non sarà l'unica ospite del sabato sera di Mediaset, anche Gino Paoli prenderà parte al talent show. Un gradito ritorno quello della cantante, anche se non ha mai lasciato davvero il programma. Il portale web che ha lanciato la notizia ci ha tenuto a precisare che l'artista ha in un certo senso collaborato alla selezione del cast di quest'anno, partecipando attivamente ai provini. Dopo l'addio di Alessandra Amoroso, il pubblico da casa potrà consolarsi, anche se soltanto per una puntata, con il ritorno di uno dei direttori artistici più amati di sempre. Come dimenticare la sua contagiosa risata a ogni piccola gaffe all'interno del programma? O dei continui scherzi ricevuti dall'artista? Amici 2018. Elisa Toffoli si esibisce al serale con i ragazzi. Se Alessandra Amoroso dice addio a Maria De Filippi, Elisa Toffoli ritorna invece all'interno del programma, anche se come già ribadito soltanto per una puntata. Oltre a poter assistere a una nuova esibizione della cantante, sabato ad Amici 17 ci saranno altri momenti assolutamente da non perdere. Il primo è la lite che questa settimana ha visto Luca, Valentina e Zic discutere con la professoressa di danza classica Alessandra Celentano. I ragazzi di Amici 17 hanno duramente attaccato l'insegnante, giudicandola per la sua scelta di difendere Brian dopo la scorsa diretta del programma. Alessandra Celentano, ovviamente, non si è lasciata sfuggire l'occasione di riprendere i suoi allievi, dicendo loro che lei li ha sempre giudicati come ballerini e non come persone. I loro attacchi sono immotivati, ma ha scelto di non prendere provvedimenti. Il motivo? Secondo la Celentano sarà la danza a punirli, escludendoli dal far carriera. Insomma, Elisa Toffoli al suo ritorno di certo non troverà un clima sereno ad accoglierla. Chissà se Maria De Filippi le chiederà di restare per più di una puntata, andando a sostituire il ruolo lasciato scoperto da Alessandra Amoroso, che non fa più parte della giuria del talent.